Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. Partiamo subito la nostra lettura. Cominciamo subito con la nostra lettura dei giornali dalle prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal Centro, edizione di Pescara, che in apertura titola così: Avvocato sparito, stop alle ricerche. Pescara, Ferrante non si trova, la prefettura, non ci sono elementi per continuare. E poi la doccia fredda per quanto riguarda le autostrade, A24 ed A25 sono spariti, i 192 milioni per la messa in sicurezza, i fondi annunciati nel decreto Genova non ci sono, la settimana scorsa lo ha ammesso nero su bianco il Tria, il ministro dell'Economia e delle Finanze. Stiamo parlando dei soldi destinati all'Abruzzo e oggi Toninelli torna nella nostra regione, il ministro delle Infrastrutture sarà a Bugnara. Poi andiamo a vedere le altre notizie. INAIL, nuove tariffe, aziende, da oggi diventa più facile fare assunzioni, taglio medio del 32% che consente di abbassare il costo del lavoro facendo in totale risparmiare 1,7 miliardi in 3 anni, così da oggi dunque è più facile assumere. Poi la cronaca, la donna morta alla stazione è omicidio. A Pescara la procura chiude l'inchiesta e i due responsabili sono ancora latitanti. Andiamo a vedere poi ancora la politica con Montesilvano, il candidato sindaco della Lega De Martinis, ecco come guiderò Montesilvano. A centropagina lo sport, perché questa sera torna in campo il Pescara contro il Palermo, la partita è alle ore 21 allo stadio Adriatico Cornacchia. Pillon torna al Tridente e sfida Stellone. Andiamo nel taglio basso, da domenica a Verona al via il Vinitaly, dunque l'Abruzzo sbarca al Vinitaly, la Fiera del Vino, 115 sono le aziende della nostra regione che parteciperanno alla più importante manifestazione che riguarda il mondo vitivinicolo internazionale. E poi per quanto riguarda la Serie A, la Juve vince ancora, Ken segna, ma è polemica e poi è crisi Milan, approfondiremo più tardi nelle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Andiamo a vedere adesso il titolo principale dell'edizione di Chieti Lancianovasto del Centro. È gelosa e accoltella la vicina di casa, 47enne condannata a Chieti, ha aggredito la rivale per controllare il cellulare. Poi ancora nelle cronache a Treglio, entra in auto e viene rapinata della borsa. È successo lunedì sera in via Abbazia, vicino all'ufficio postale di Treglio, erano passate le 20, quando Aci, di 65 anni, stava salendo sulla sua auto dopo essere uscita da casa della madre. Ancora a Lanciano Piscina si valuta la rescissione del contratto, potrebbe essere rescisso per gravi inadempienze il contratto tra il gestore del parco Le Piscine e le Gemelle e il comune di Lanciano, proprietario della struttura, dopo la chiusura dell'impianto a seguito del distacco della rete metanifera per morosità. A Chieti la processione stregò anche D'Annunzio, ci si avvicina alle manifestazioni per la Pasqua e poi l'omicida può parlare con la madre, il panettiere di Lella autorizzato a sentire la donna ogni primo martedì del mese. Andiamo avanti con l'edizione teramana del quotidiano Il Centro. Il titolo principale: trappola ai poliziotti, 4 arresti. Villarosa, un gruppo di albanesi accerchia gli agenti per impedire un controllo. Nelle cronache, archiviata l'inchiesta Acqua Sporca, cade l'accusa contro il Ruzzo. Il giudice archivia l'inchiesta su un presunto caso di adulterazione dell'acqua a Casemolino di Castellalto. Erano indagati l'ex presidente, attuale consigliere della Ruzzo Reti, Antonio Fordini, e l'ex dirigente Domenico Giambuzzi. Poi post-sisma Tossicia, Peter il tedesco che decora i muri lesionati, Peter Klaus Diehl, il musicista bavarese che da anni vive con la moglie a Tozzanella di Tossicia, non se n'è andato dopo il sisma e vuole far rinascere il paese decorando con mosaici da lui stesso realizzati i muri lesionati dalle scosse. Poi andiamo a Silvi, le dimissioni, se ne va il capogruppo della Lega. E ancora Giusi decisa, la perizia sulle ferite, il tentato omicidio di Tortoreto, così la procura ha intenzione di blindare le accuse. Scusate, andiamo a centropagina.
per la fotonotizia. Una mostra racconta il CD suonato dai ragazzi autistici, la giornata internazionale dell'autismo a Teramo, con il sindaco D'Alberto che ha inaugurato questa mostra. Andiamo avanti sull'edizione aquilana del centro. In apertura Conte: sarà la fiaccolata della memoria, annunciata la presenza del Premier con migliaia di volontari da tutta Italia per la tradizionale fiaccolata in ricordo delle vittime del terremoto del 2009. Ancora Guanciale incontra la generazione dimenticata, centropagina su Rai 2, i ragazzi sopravvissuti ai crolli. Venerdì Rai 2 dedica la prima serata agli studenti i cui sogni e speranze hanno fatto i conti con quella terribile notte di 10 anni fa. L'Aquila 3:32, la generazione dimenticata, il titolo del documentario con Lino Guanciale, in onda alle 21:20, mentre la città si starà preparando per la fiaccolata in ricordo delle 309 vittime di Spalla. Restiamo ancora all'Aquila. Gli ispettori del Ministero in tribunale: sono iniziati da alcuni giorni i controlli programmati degli ispettori ministeriali a Palazzo di Giustizia. Questa volta riguardano la Corte d'Appello e gli uffici collegati al vaglio, le spese e la gestione del lavoro. A Sulmona, donna sparita, il padre torna, ti aspettiamo. Proseguono per ora senza esito le ricerche di Emanuela Del Giovane, 39enne di Sulmona, che si è allontanata da una struttura sanitaria delle Marche. Il padre lancia un appello: torna, ti aspettiamo per riabbracciarti. Poi il Parco Nazionale parla a Gennai: non ho paura delle minacce. Poi ancora ad Avezzano, negozianti prigionieri del cantiere, lavori con polemiche, il comune un po' di pazienza per una città più bella. Lasciamo il centro, passiamo all'edizione abruzzese del Messaggero. In apertura un'inchiesta per ogni palazzo, L'Aquila è decennale del sisma, un'indagine imponente, lavori dubbi per 200 milioni, sospetti sui criteri di costruzione già dai primi momenti, poi la maratona dei processi. Questo è il ricordo di quanto accadde il 6 aprile del 2009 e di quanto poi è accaduto dopo con le inchieste della magistratura. E ancora il reportage, la memoria nella casa dello studente, ancora per approfondimenti sul decennale dal sisma. Andiamo a centropagina: stuprata e uccisa, due verso il processo, Pescara, feroce aggressione nel tunnel della stazione per la morte di Anna Carlini. Dunque sono due gli indagati che andranno a processo. Poi quartiere Bronx, maxi sequestro di coca ed eroina, ennesima operazione della polizia, Arancini Vitelli, preso una donna con mezzo chilo di sostanza stupefacente. Andiamo a vedere poi di Spalla: la regione sblocca le assunzioni nella ASL per quanto riguarda la sanità, ci sono dunque delle novità, gli enti possono offrire contratti a dirigenti medici ed infermieri. Nel taglio basso ritroviamo ancora il Vinitaly, 200 cantine vanno al Vinitaly per la 53esima edizione della Kermesse veronese. Nel taglio alto L'Aquila: ciclista finisce sui binari della metro ferito grave, poi il caso, Teramana diventa amica di Charles, condannato a morte negli Stati Uniti. Per il calcio, Pescara contro il Palermo, match verità per i playoff questa sera alle 21, si torna a giocare all'Adriatico Cornacchia, dentro Balzano e Gravion, l'obbligo è quello di fare punti per riprendere la marcia verso i playoff. Lasciamo il Messaggero, andiamo a vedere adesso la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. In apertura poliziotti accerchiati dagli albanesi, tentano di impedire un controllo, poi dopo un inseguimento, 4 arresti e una denuncia a Martinsicuro. Centropagina: non vi lasceremo mai soli, a Teramo la giornata della consapevolezza dell'autismo con il Duomo illuminato di blu. Andiamo nel taglio alto poi, da domenica 7 aprile Abruzzo al Vinitaly con ben 115 cantine, a Teramo un bobcat dalla vendita all'asta di 3 terreni, ancora contratto della Cona, il privato ricorre all'azione legale. Andiamo a Giulianova ora, Cameli prova a ottenere il simbolo di Forza Italia per quanto riguarda le prossime amministrative. A Roseto degli Abruzzi, lungomare sud, nuova viabilità anti-incidenti. E ancora
Furgone Team in fiamme, esplode il caso della sicurezza e per quanto riguarda la ASL di Teramo sbloccate le assunzioni di 4 medici nel complessivo sblocco delle assunzioni nella sanità che abbiamo visto in precedenza. Nel taglio basso poi Serie C, retrocessioni da 9 si passa a 5. Il cinquantenario Armando Ammazzalorsi, il comandante partigiano nel gulag della memoria, l'approfondimento di questa mattina sulla storia. Questo per quanto riguarda anche la prima pagina della città. Adesso apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. In apertura le parole di Tria, spazzatura contro di me. Parla il ministro assediato dal Movimento 5 Stelle, attacchi alla mia famiglia, ma io resto. Per quanto riguarda l'economia, Juncker vede Conte e critica alcuni esponenti del governo italiani, sono bugiardi sull'Europa, avrebbe detto Juncker. E poi il rischio dell'uscita senza accordo, siamo alla Brexit, May si affida a Corbyn per evitare il caos sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, vedremo se laburisti e conservatori troveranno una via d'uscita condivisa. Poi ancora l'editoriale di Antonio Polito, i timori dei cittadini, la destra e la sfida della crisi, e la riflessione odierna sulla prima del Corriere. Andiamo adesso invece nel centro pagina, il voto alla Camera, ora tocca al Senato, reato la vendetta con i video porno, sì all'unanimità sul cosiddetto revenge porn. E poi a centro pagina una foto che in qualche maniera fa anche un po' commuovere, lo sguardo di Corinna su Schumi Junior che sfreccia con la rossa a test in Formula 1, Mick ha fatto il secondo miglior tempo delle prove con la Ferrari che fu del padre, con la quale insomma ha scritto la storia dell'automobilismo di Formula 1, Michael Schumacher, che dopo un incidente sugli sci purtroppo è in stato praticamente vegetativo ormai da anni, e dunque la moglie segue il figlio in quello che potrebbe essere un ritorno di uno Schumacher sulla Ferrari ufficiale. Poi ancora andiamo su Repubblica, bersaglio Tria è il titolo di apertura, Di Maio e Salvini lo contestano, si sbrighi coi rimborsi ai risparmiatori, il Quirinale basta attacchi, il Presidente dell'Unione Europea Juncker chiede misure anticrisi a Conte e parla di ministri italiani bugiardi, il riferimento e alle fake news secondo Juncker che si riferirebbero in Italia sui fondi che l'Unione Europea destina proprio al nostro paese. Poi ancora l'intervista, la proposta di Landini, segretario della CGIL, un contributo di equità, scusate, per rilanciare gli investimenti, i soldi si prendono dove ci sono, si deve intervenire sulla ricchezza e dunque si rilancia il tema della patrimoniale. Il punto di Stefano Folli, le scelte che mancano a Zingaretti e la riflessione sul Partito Democratico, e poi l'articolo di Sergio Rizzo, la polemica, lo scandalo dei cantieri senza vincoli. Adesso andiamo a centropagina, la foto ci porta a Torre Mauro a Roma, contro il centro d'accoglienza, niente pane ai Rom, Casa Pound fomenta la rivolta a Torre Mauro, appunto dovevano essere spostati una settantina di Rom in una struttura comunale di accoglienza, c'è stata la protesta dei cittadini. Poi a notte fonda la decisione di optare per una soluzione diversa e dunque di non così continuare con l'intento di portare questi Rom nel centro comunale di accoglienza di Torre Maura. Nel taglio basso c'è anche la nostra regione, l'Aquila. L'Aquila 10 anni dopo, ancora macerie, il reportage dal capoluogo abruzzese. Andiamo sulla Stampa, il manifesto sovranista di Salvini, il titolo di apertura, la Lega annuncerà tra una settimana il gruppo con Alternative für Deutschland e gli xenofobi delle destre europee. Prosegue lo scontro tra governo e istituzioni dell'Unione Europea, Juncker, alcuni ministri italiani sono bugiardi. L'articolo di Marcello Sorgi, una scelta ad alto rischio, i compagni di strada sbagliati, e la riflessione che accompagna il titolo di apertura. Poi
Andiamo adesso a centropagina. Il ministro Costa sfida gli allevatori, basta abbattere i lupi. Questa la proposta del ministro dell'Ambiente. Poi il Sole 24 Ore, andiamo a vedere il titolo di apertura del quotidiano economico finanziario italiano. Nel DL Crescita spunta la rottamazione di multe e tribute locali verso il Consiglio dei Ministri. Sanatoria riaperta per 5.000 comuni su entrate 2000-2017, 60 giorni per aderire. Poi piano riforme, flat tax al 15% sotto i 30.000 euro, debito ridotto con le concessioni. A centropagina nella foto, in vendita la sede storica della banca BNL di Via Veneto, sarà un luxury hotel. Poi ancora andiamo nel taglio centrale, risparmio, scontro sui rimborsi, venerdì il decreto di Tria, ristori diretti solo per chi ha redditi inferiori a 35.000 euro, ancora no dal Movimento 5 Stelle. Ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, il kamikaze provoca i 5 Stelle e pure la Lega, l'amica e i truffati, Tria si fa esplodere in pieno governo. Si tiene la consigliera Bugno trasferita all'ASI e non firma rimborsi alle vittime delle banche, questa è la lettura del Fatto Quotidiano. Poi Roma assediata, vertice all'Ambiente, Raggi denuncia i PM, roghi e bandi deserti, Costa avvertimenti. Poi ancora a centropagina, Casaleggio, gli sponsor vicini ai 5 Stelle, rider, bus e internet. L'evento finanziano l'analisi sugli e-commerce, aziende i cui destini sono legati al governo. Andiamo sul Manifesto, il quotidiano comunista torna sul tema migranti in apertura, nessuno deve sapere, un gommone con 50 migranti scompare al largo della Libia, la guardia costiera di Tripoli dice segnalazione troppo vaga per mandare una motovedetta, senza più le navi delle ONG, ormai nel Mediterraneo si muore senza lasciare tracce, l'Olanda blocca anche la Sea-Watch. Poi nel taglio alto la Brexit, May tenta un'altra proroga, estensione fino al 22 di maggio e la Premier promette dialogo con Corbyn. Sull'Avvenire, il quotidiano cattolico, in apertura il Papa, giovani vivi per Chiesa e mondo. Nell'esortazione post-sinodale Christus vivit, anche l'invito a non perdere la propria identità dalle nuove generazioni, il rinnovamento per il cristianesimo oltre gli scandali, soprattutto quelli sugli abusi sessuali su cui si è svolto appunto il sinodo, l'ultimo in ordine temporale. Casa e famiglia, l'ennesimo processo alla solidarietà, proposta della Lega per una commissione d'inchiesta, le associazioni sono contrarie. E poi nella foto Conti no italiano a Europa e OCSE, Juncker sull'Unione Europea, alcuni ministri sono bugiardi, questa è la polemica riportata anche da Avvenire. Sul Messaggero, in apertura, crescita, attacco Movimento 5 Stelle a Tria, scontro nel governo, il decreto slitta, Di Maio, troppe lacune, sanatoria su multe e tasse locali, Juncker a Roma, rischio manovra bis o procedura di infrazione, certi ministri bugiardi tacciono sui fondi dell'Unione Europea. Strabismo europeo nel dare e avere con Bruxelles, i conti non tornano, e l'approfondimento firmato da Osvaldo De Paolini. E poi l'editoriale di Carlo Nordio, paradossi grillini, il boomerang delle auto blu, così naufraga la competenza. Poi ancora a centropagina, videot privati, sì unanime, carcere per chi li mette in rete, multe e pene fino a 6 anni, la castrazione chimica però esce dal testo, era una battaglia della Lega. Mick da spettacolo con i test in Bahrain, un brivido rosso in pista, c'è Schumi Junior sulla Ferrari, abbiamo anche visto in precedenza la foto della madre che osservava il figlio sfrecciare con la rossa. Poi il Tempo, restiamo ai giornali romani, De Vito controllava la giunta Raggi, il titolare all'urbanistica Luca Montuori svela il sistema di pressione su sindaco e assessori, assisteva personalmente alle riunioni e in sua assenza mandava gli uomini del suo staff. Nel taglio alto, barricate e cassonetti dati alle fiamme dai residenti contro il trasferimento, arrivano i Rom, Torre Maura in rivolta.
A centropagina invece, ucciso sul grande raccordo anulare da un pirata ubriaco e drogato. Operaio travolto al primo giorno di lavoro, l'automobilista arrestato dopo la fuga. Sul Libero, la sua colpa è saper contare, obiettivo silurare Tria. Il Movimento 5 Stelle vuole addossare al ministro la responsabilità dell'ormai inevitabile aumento dell'IVA e della mancanza di soldi per mantenere le pazze promesse della campagna elettorale. Poi l'editoriale di Vittorio Feltri, occasione persa, castrazione chimica, Salvini rinuncia per salvare il governo. Andiamo a centropagina, Juncker vaneggia ancora. L'Europa adora l'Italia, il commissario dell'Unione vuole fregarci di nuovo. E poi De Luca ha capito tutto, reddito grillino, una truffa, in campagna un sussidio su tre non è dovuto. Andiamo sulla Verità, mentre il governo di papà chiude i porti c'è anche un Tria in mezzo al mare, il figlio del titolare dell'economia ha partecipato con una barca a vela al recupero dei migranti fatto dalla nave di Casarini che poi si è precipitato verso Lampedusa lasciandolo nei guai e Stefano ha dovuto chiedere aiuto. Di spalla a Torino il delitto è razzista, ma non si deve dire. Questo è l'articolo di Maurizio Belpietro che torna sul delitto davvero incredibile avvenuto a Torino con insomma, davvero lo sdegno di tutta la comunità. E poi intanto il ministro piazza l'Asi e a spese nostre la consigliera che scotta il titolo sulla fotografia. Per quanto riguarda le autostrade, rifiuta lo stop degli aumenti, la società del ponte crollato non vuole che si leghino i prezzi al casello, al miglioramento dei servizi. Sul Secolo d'Italia l'algoritmo rosso, alla RAI continua a spadroneggiare il Partito Democratico e FOA si chiede. Il giornale di Fratelli d'Italia, poi nel primo piano del taglio basso Meloni, Fratelli d'Italia cresce ancora, così finirà l'asse Lega 5 Stelle, ancora ritorna il manuale di Forza Italia, parlate come mangiate e poi 14 anni senza Papa Wojtyla, ne sentiamo la mancanza. Sul Mattino andiamo a vedere i titoli principali, crescita, c'è il condono su multe e tasse locali, Juncker vede Conte e Mattarella, alcuni ministri bugiardi sui fondi europei e da Bruxelles arriva il diktat, manovra bis o prepareremo l'infrazione per debito. Nella fotografia nel nome di Tiziana e il titolo Tiziana Cantone, la napoletana che si tolse la vita a causa dei video hot finiti in rete, e questo per quanto riguarda la pornovendetta su internet che diventa reato, la legge passa all'unanimità. Andiamo a vedere adesso i principali quotidiani sportivi nazionali, partiamo dalla Gazzetta dello Sport, allarme rosso-nero è il titolo sulla crisi del Milan, quarto posto a rischio a San Siro con l'Udinese, finisce 1-1 dal derby in poi Gattuso a una media da retrocessione, Gigio e Paquetà finiscono KO e attenti alla Lazio, stasera può andare a meno 1. Nel taglio alto Spalletti indietro tutta, Icardi ritorna e subito titolare, per noi vale più di Messi e CR7, il tecnico sottolinea il ruolo di Marotta, Nainggolan potrebbe partire dall'inizio. A Marassi col Genova alle 21, l'Inter cerca un allungo per la Champions con il suo giocatore simbolo che però ha avuto traversie insomma, di carattere così comportamentale e di comprensione con il suo allenatore che torna in campo. Per quanto riguarda la Juve, ancora razzismo a Cagliari 2-0 per i bianconeri, Juve padrona con Ken Gol, poi riecco i bu razzisti con l'esultanza del giocatore poi sotto la curva. Ancora il figlio di Michael con i test in Formula 1, debutto in Ferrari, bravo Schumacher, Corinna guarda. Sul Corriere dello Sport, Altarino è il titolo sulla prestazione del Milan ancora una volta deludente, corsa Champions apertissima, avanti con i gol di Piontek, i rossoneri si fanno riprendere dall'Udinese, la partita finisce 1-1, un pari che riaccende la lotta per il quarto posto, rabbia di Gattuso, giochiamo frenati.
Nel taglio alto Inter senza pace, retromarcia Spalletti, Icardi diventa Messi e gioca a Genova, ma una parte della squadra non gradisce il rientro di Maurito. Poi la Juve, Ken, gol e Bufera, firma il 2-0 e poi si rivolge alla curva del Cagliari esultando in modo provocatorio, piovono bu razzisti, Allegri imbecilli da cacciare, lite Giulini Adani in TV. Andiamo a vedere anche Tutto Sport, due gol al razzismo, il titolo del quotidiano di Torino, altro che emergenza, la Juve domina Cagliari e conquista la 26esima vittoria in 30 giornate, sblocca Bonucci, poi ancora Ken che zittisce i bu contestati con rabbia anche da Matuidi, ma Giulini non ci sta. Di spalle il Milan 1-1 con l'Udinese, Milan è crisi, quarto posto a rischio, Gattuso dice noi siamo stati molli. Nel taglio alto l'Inter ritrova Icardi, i tifosi lo scaricano, Spalletti titolare col Genoa, la curva invoca che il giocatore vada via, spareggio con la Samp, i tifosi Toro ci credono, assalto l'Europa verso un altro pienone per quanto riguarda quest'altra partita del campionato di Serie A. Adesso noi ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però, come sempre, andiamo a vedere le previsioni meteo per le prossime ore e poi torniamo insieme con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Ritorniamo ai quotidiani regionali, sul centro, in primo piano, la doppia pagina inizia con il lavoro in Abruzzo, imprese che assumono da oggi è più facile, entra in vigore il taglio degli oneri INAIL, riguarda 100.000 aziende abruzzesi premiati con sgravi fino al 50% gli imprenditori che investono in sicurezza. Poi nel taglio basso famiglie super indebitate, ecco i rimedi, domani a Chieti il convegno che farà il punto sulla nuova legge ribattezzata Salva Suicidi. Monsignor Bruno Forte all'evento organizzato dai commercialisti cattolici. Il via libera ai posti non precari nelle ASL, l'assessore alla salute Nicoletta Veria annuncia contratti per decine di dirigenti medici e infermieri in Abruzzo. E poi troviamo anche la protesta dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, in Abruzzo scatta lo sciopero anche nelle Agenzie delle Entrate, i dipendenti sono 1200, la protesta che vedete nelle fotografie a Pescara che noi adesso andiamo a vedere insieme nel servizio. Quali sono i motivi di questa manifestazione oggi a Pescara? Noi abbiamo un blocco del turnover che ormai fa scoppiare i front office e a questo si aggiungerà a breve anche gli effetti della quota 100 con ulteriore pensionamento, per cui abbiamo sicuramente una situazione che è allo sfascio, dove non si possono dare più risposte ai cittadini e allo stesso tempo, se si tiene conto che l'Agenzia delle Entrate, oltre a svolgere un ruolo di rastrellamento di risorse che servono poi a finanziare lo Stato sociale. Oggi c'è lo sciopero che segue una serie di assemblee sul territorio, ma anche a livello nazionale, tutte le sedi, diciamo, dal nord al sud, assemblee affollatissime. Ieri abbiamo fatto un'assemblea qua a Pescara, c'erano oltre 200 persone. Quindi è un problema molto sentito questo che ha portato, con le motivazioni che ha portato a questo sciopero di oggi. È incredibile che l'agenzia, a fronte di un lavoro svolto nel 2016 e 2017, si rifiuti di pagare il salario di produttività. Ci dispiace per i disagi che stiamo dando ai cittadini in molti uffici, ma lo facciamo anche perché vogliamo continuare a dare servizi e a servire le nostre comunità di riferimento. Parliamo di circa un migliaio di persone in Abruzzo e parliamo di 38.000 persone in tutta Italia ed è ovviamente uno scippo che si sta tentando di salario di produttività, parliamo di circa 1.000 euro all'anno per ogni lavoratore, mi pare si tratti di cifre abbastanza considerevoli. La pagina Abruzzo del Messaggero, il risico degli ospedali in attesa di direttive, unità operative, DEA e specialistica, norme contrastanti deciderà Roma, fino ad oggi la regione si è mossa sulla linea della giunta
D'Alfonso. E poi ancora nel taglio basso, 200 cantine al Vinitaly, non temiamo confronti. Sempre sul Vinitaly abbiamo anche la pagina Abruzzo della città. Abruzzo presenta il Vinitaly con 115 cantine, l'assessore Imprudente presenta la partecipazione delle aziende alla Fiera Internazionale di Verona. Non solo vino, la nostra regione sarà presente alla rassegna di Verona anche con i suoi migliori chef del consorzio Qualità Abruzzo. Vediamo insieme il servizio. Presentata questa mattina in regione la partecipazione dell'Abruzzo alla 53esima edizione del Vinitaly di Verona, la più importante manifestazione internazionale dedicata al vino, che avrà inizio domenica 7 aprile e si concluderà mercoledì 10. 1500 metri quadri a disposizione della regione Abruzzo, con più di 115 cantine partecipanti, 50 nel padiglione, 12 nell'ambito di due consorzi, quello di tutela dei vini d'Abruzzo e quella delle colline teramane. Oltre ai tanti appuntamenti durante le giornate, ci sarà anche la presentazione di un'app, la prima Abruzzo dedicata all'enoturismo. Ma il Vinitaly non è solo vino, ma anche olio con il Sol, dove saranno presenti 20 aziende produttrici di olio. Il settore vitivinicolo è uno dei settori trainanti abruzzese. Noi come regione ci staremo vicino, saremo parte integrante e guideremo questo processo di crescita di un settore che già segna messaggi positivi, nonostante c'è un trend nazionale in negativo, quindi significa che è un settore vivo. Noi lo vogliamo agganciare a un progetto molto più ampio, che è quello di vendere il brand Abruzzo fatto dalla regione dei parchi, delle riserve, dell'ambiente, la qualità dell'aria, la qualità delle nostre acque, cioè un prodotto unico. Bisogna essere uniti per poter affrontare le sfide nei paesi emergenti e più lontani, in modo da dare il giusto impatto di un territorio produttivo, di un territorio che ha tante sfaccettature, anche diverse al proprio interno, ma comunque tutte rappresentative di un brand che è quello Abruzzo, e da qui anche la grande volontà e determinazione a presentare la prima app. Avevamo cominciato con un sito internet, abbiamo sviluppato invece adesso una vera e propria app per favorire il turismo enogastronomico in Abruzzo. Iniziare e contribuire a far sì che tutte le nostre scelte politiche siano indirizzate a dare maggiore visibilità e maggiore diciamo, capacità di penetrazione nel mondo del mercato del vino alle nostre aziende. È il politico, è l'amministratore che si pone dal punto di vista di come aiutare le nostre aziende. La pagina Abruzzo sul centro, autostrade, la doccia fredda, A24 e A25 spariti i fondi per la sicurezza, lo svela un atto del Ministero di Tria, una parte dei 192 milioni sarebbe stata già dirottata a Genova per demolire il ponte. La denuncia di Ramadori a di Strada dei Parchi alla vigilia del blitz di Toninelli sotto il viadotto di Bugnara della 25 è la beffa finale per tutti gli abruzzesi, dice Ramadori. Nell'intervista il manager delle concessionario spiega le tre emergenze rimaste senza risposta. E poi Regione, oggi le nomine dei presidenti, salta il patto delle commissioni, nessun incontro Lega Forza Italia, braccio di ferro nel centrodestra. Pagina successiva, l'Abruzzo dice no a essere penalizzato, così l'autonomia regionale diventa secessione dei ricchi. Convegno a Pescara promosso dalla CNA sulla riforma delle autonomie differenziate, e oggi il presidente Marsilio sarà a Roma dal ministro Stefani per un confronto sul tema. Nel taglio basso di questa pagina, Bed and Breakfast, l'incontro con Febbo, Pescara, platea gremita di imprenditori per chiarire i lati oscuri della delibera dell'ex giunta. Restiamo sul quotidiano Il Centro, ritroviamo il Vinitaly, l'Abruzzo protagonista con 115 aziende a Verona. Abbiamo già visto il servizio. La pagina di Pescara chiusa, l'inchiesta morta nel tunnel della stazione, la procura dice è stato un omicidio. Due romeni ritenuti responsabili della violenza e della morte di Anna Carlini il 30 agosto 2017, Fratelli d'Italia presenta un'interrogazione parlamentare per far catturare gli indagati ancora latitanti.
Il sondaggio del giornale, sindaco preferito dei pescaresi, domani ci sarà la nuova classifica per quanto riguarda questo sondaggio del centro, poi invece alloggi e mensa per aiutare i papà separati, il comune fornisce servizi e strutture per i genitori in difficoltà economiche, sono 150 i casi in città nel capoluogo adriatico. Verso le comunali il centro-sinistra scontro sulla sclocco sindaco, ipotesi Legnini come pacere, salta il vertice di coalizione dopo un incontro segreto tra esponenti PD e MDP. I dalfonziani insistono sulla figura di Ciofani, la sinistra chiede aiuto al consigliere regionale, la riunione tra partiti e liste civiche è stata rinviata a domani, slitta a venerdì anche la direzione dei Dem per analizzare la situazione politica, si teme un esodo di massa. Transfughi, il no di Lega e Fratelli d'Italia, irrita l'UDC, la richiesta di escludere gli ex di centrosinistra crea malumori, ieri un summit dell'Unione di Centro. E poi stop alla nuova società per le tasse, la maggioranza si divide, mancano i numeri per votare la delibera, scivolone del centrosinistra in consiglio. Andiamo avanti, intrusi nello studio di Costantini ma non hanno rubato nulla, hanno forzato la finestra del balcone al primo piano di via Firenze, non si esclude l'ipotesi avvertimento. Il candidato sindaco preso di mira, hanno toccato solo una vecchia rubrica con centinaia di nominativi. Poi in via Sacco, nonna con la nipotina e mezzo chilo di droga. All'arrivo di polizia e vigili, la donna ha lanciato dalla finestra l'eroina e la cocaina, è stata arrestata. Stop alle indagini a Serra Monacesca, avvocato scomparso, ricerche sospese, nessuna traccia di Ferrante pescarese sparito il 10 di marzo. Gli investigatori dicono non c'è nessun elemento per continuare. Poi via Nicola Fabrizi chiude per 3 giorni, dalla prossima settimana i lavori per rifare l'asfalto, rinviati quelli in via Saline. Andiamo poi all'ospedale, le nuove tecnologie, maxi schermi con robot per i tumori a colon e retto, oggi primi interventi nel dipartimento di chirurgia. Nella pagina successiva, quella di Montesilvano, verso le elezioni, l'intervista a De Martinis, pronto ad allenare la mia città se diventerò sindaco. Il candidato della Lega, dopo 12 anni di esperienza, sono pronto, centrodestra unito, parlerò con Maragno. Andiamo a vedere insieme anche l'intervista a De Martinis. È ufficiale, Ottavio De Martinis è il candidato sindaco per le amministrative di Montesilvano in quota Lega, se l'aspettava? Diciamo che nelle ultime ore era ricorrente la voce per la quale, essendo Carlo Masci diventato candidato sindaco della coalizione centrodestra a Pescara, Montesilvano avrebbe espresso il sindaco in quota Lega. Devo ringraziare comunque la Lega, perché non è scontato che, essendo il partito a dover ad avere delle possibilità, poi la candidatura ricasca sul sottoscritto, e quindi devo ringraziare la Lega per la fiducia accordata e per l'opportunità, una grande opportunità quella di amministrare la mia città, una città nella quale siedo da 12 anni tra i banchi del Consiglio Comunale, è una città che ho sempre amministrato con passione, soprattutto rendendole l'amore e la riconoscenza che i cittadini mi hanno sempre manifestato. È una grande responsabilità, sento il peso della responsabilità, ma al tempo stesso sono animato, come dicevo poc'anzi, da tanta passione e mi auguro che tutto il centrodestra possa far quadrato affinché la città possa vivere un'altra stagione positiva. Ora tutti si chiedono, il centrodestra andrà unito a queste elezioni di Montesilvano? Ho motivo di credere che, come fatto a Pescara, con senso di responsabilità, dove tutti hanno fatto quadrato attorno alla candidatura proposta da Forza Italia, anche qui a Montesilvano il centrodestra possa fare quadrato sulla mia candidatura. Questo è l'auspicio più grande che posso augurare a me, ma soprattutto alla città, perché si sa che quando c'è una squadra unita i risultati poi sono positivi per tutto il territorio. E per il Movimento 5 Stelle Panichella è il candidato. L'architetto pescarese molisano di origini è stato scelto dopo la rinuncia del consigliere Di Carlo.
Pagina successiva, completiamo la lettura delle pagine di Pescara e dell'area metropolitana sul centro. Uccelli, rettili, mammiferi, 78 specie vivono nel fiume. Il comune di Montesilvano e la Nuova Saline Onlus realizzano l'Atlante zoologico del bacino fluviale Tavofino Saline. Milillo dice 6 anni per recensire la fauna stanziale. Nella pagina successiva, truffa del guasto idrico, il sindaco lancia l'allarme, Luciani avverte i cittadini su Facebook, giunte segnalazioni di chiamate per concordare sopralluoghi nelle case, l'ACA non contatta i cittadini, non fate entrare nessuno, dice il sindaco di Francavilla. Poi a Farindola la denuncia, Rigopiano, area in totale abbandono, buche e cumuli di macerie, il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari attacca e materiale inquinante, subito l'intervento per la bonifica. Andiamo sul Messaggero, nelle pagine di Pescara, torniamo alla corsa a Palazzo di Città nel capoluogo, il nome della scrocco spiazza il PD, Enisio Tocco, un'idea che abbiamo letto sui giornali ma la proposta è sul tavolo, altri 2 giorni per valutarla, l'ex assessore regionale, sono pronta ad ascoltare tutti, la strategia del partito divide la base, Ciofani alla finestra. MDP articolo 1, diserta il tavolo in via Lungaterno, rinvio a domani, venerdì si riunisce il provinciale. Poi ancora società dei tributi, aree di risulta, NTA, consiglio in stallo, delibere congelate, la corsa alle elezioni cambia lo scenario e indebolisce la maggioranza. La cronaca, mezzo chilo di droga, colpo a Rancitelli, una grossa scorta di eroina e cocaina in casa di una donna sospettata da tempo di gestire una piazza di spaccio è stata arrestata. Proseguiamo, omicidio, 2 imputati per lo stupro nel tunnel dei disperati, chiusa l'inchiesta sulla morte di Anna Carlini, confermate le accuse contro i romeni Nelu Ciararu e Robert Ciaragariu. Processo più vicino dopo l'incidente probatorio, un'interrogazione per la cattura dei latitanti. Stalker e molestatori al mantone studenti protetti con l'app Mai Tutela. Nel taglio basso, maxi schermi in sala operatoria, nasce il super reparto di chirurgia, le 3 divisioni riunite sotto la guida del primario Massimo Basti, un'area separata per i casi urgenti all'ospedale di Pescara. Poi 3.32, memoria in scena, la tragedia del terremoto con Susanna Costiglione e Candida D'Abate, 4 giovanissimi attori e una danzatrice, la coreografia di Anna Paola Gianni chiude la rappresentazione che usa anche voci e video. Torniamo a Montesilvano, corsa al carro di De Martinis, in lista d'attesa c'è anche Lotorio, anche il sindaco uscente Maragno annuncia una civica a sostegno del suo attuale vice candidato della Lega, la difficile risposta del centro-sinistra ancora indeciso tra Enzo Fidanza e Mimmo Di Giacomo, oggi il vertice decisivo. Nel taglio basso la consigliera Allatta non può votare, bufera a Manopello e poi rapina e minaccia alla vicina, donna condannata a 3 anni, la notizia arriva da Francavilla. Restiamo sul Messaggero, andiamo nelle pagine di Chieti, rete Colabrodo, nuovo guasto e ieri quartieri a secco per ore, disagi sulla rete che serve il Buon Consiglio, Colle Marconi, via per popoli e strade limitrofe, l'ACA programma un piano di interventi, intanto apre un ufficio in via delle Robinie. La sanità, vecchio Santissima Annunziata, ecco il bando da 20 milioni, scadenza d'incarico del DG Orsatti, ridda di nomi, spunta anche Zavattaro, decide la regione. Nel taglio basso, Odorisio vince il premio Penne e si racconta per quanto riguarda la cultura e poi dalla ciclabile alle scarpate, SOS rifiuti, dilagano in diverse zone di Vasto le discariche abusive, vanificate le bonifiche, danni all'ambiente e all'immagine, lodevole l'iniziativa di 5 ragazzi muniti di grossi sacchi e guanti, hanno ripulito dalla plastica chilometri di arenile. Ancora a Vasto, per l'assalto al portavalori serve una super perizia sul DNA e finalizzata ad accertare i collegamenti tra cicche di sigarette e rapinatori. Pagine di Chieti sul quotidiano Il Centro, partiamo dall'apertura chiaramente, la sentenza, lite nel palazzo, accoltella la vicina per gelosia, ora fammi vedere il cellulare, una 47enne condannata a 3 anni, la mia dirimpettaia scambiava sms col compagno, la donna aggredita è una romena, voleva soldi e diceva che le straniere devono aiutare le italiane.
Poi ancora aggressione per 50 euro, pugnalato a cena, ora vuole i danni, inizia il processo per tentato omicidio, la vittima chiede 170.000 euro. Nel taglio basso Ortona, la prima volta di una dama di colore del Madagascar, la protagonista del corteo delle chiavi, il sindaco è integrata nella nostra comunità. Pagina successiva col delitto d'Elisa verso il giudizio in Cassazione di Lello, parla con la madre dopo 2 anni, il panettiere che ha ucciso l'investitore di sua moglie, autorizzato a sentire la donna ogni primo martedì del mese. Poi ancora eroina nel vigneto, condannati 2 fratelli a Casalbordino, blitz della finanza nei campi, il più grande patteggia 4 anni, l'altro 2 anni e 8 mesi. Taglio basso, in campo a 19 anni per combattere la povertà, Vasto studentessa al programma Youth Ambassador, sensibilizzerò la città a questa piaga mondiale. Restiamo sul centro, pagine di Teramo, il tentato omicidio di Tortoreto, consulenza medica sulle ferite di Giusi, il PM affida l'incarico per stabilire la pericolosità dei 6 fendenti sferrati dall'ex compagno della barista di Villa Rosa. E poi slitta anche il processo bis al poliziotto, uccise un ladro in fuga, la prima udienza salta perché il giudice è incompatibile, chieste nuove indagini. Trappola ai poliziotti arrestati, 4 arresti, ancora la cronaca, Villa Rosa, auto non si ferma all'alta, inseguita dagli agenti che vengono accerchiati da albanesi in un'area chiusa. Poi ancora ad Alba, nuovo bando per le mense, prevista una spesa di 338.000 euro, il 7 maggio l'apertura delle buste. Andiamo a vedere le pagine di Teramo sul Messaggero, rotonda Ipogea, il sindaco, un'opera pensata male da Alberto, purtroppo questa città non è progettata per pedoni e ciclisti, anche l'attuale giunta ha le sue colpe, ma solo per la quota del mandato svolto. Tante le polemiche, ma anche una voce fuori dal coro, il consigliere Corona applaude alla nuova viabilità a Villa Pavone a Teramo. Di spalla il monumento ai caduti deve essere recuperato, questo l'appello. Poi l'avvertenza Team, i sindacati chiedono di rivedere tutti i servizi. Poi ospedale nel Guado, siamo nella pagina della provincia, medici in fuga, una commissione dei 5 Stelle ispezione il presidio di Giulianova dopo i ripetuti allarmi sulla grave carenza di personale. Il manager ASL Fagnano, tutti i concorsi sono banditi, sono andati incredibilmente deserti, assunzioni difficili. Andiamo a vedere adesso sulla città le altre notizie dal Teramano. Furgone della Team avvolto dalle fiamme, l'incidente ieri mattina a Piano Solare dà ragione alla protesta sindacale sul parco mezzi al limite. E poi venduti 3 terreni per comprare un Bobcat, parziale successo per l'asta pubblica dei beni comunali su 10 lotti piazzate le aree artigianali di Villa Pavone. Il contratto di quartiere Cona finisce all'arbitrato, sindaco e comitato discutono sulla rimodulazione, ma il privato ricorre contro l'inerzia del comune. La giornata mondiale dell'autismo, il sindaco nelle scuole per la consapevolezza sull'autismo, lettera alle famiglie che vivono ogni giorno il disagio, il comune non vi lascerà mai soli, queste le parole del sindaco. Intanto i vigili del fuoco hanno illuminato il Duomo di blu. Poi sbloccata l'assunzione di 4 medici, l'assessore Veri dà il via libera all'ASL di Teramo per cercare 2 anestesisti e altrettanti nefrologi. Poi il giallo sul bilancio del consorzio di Bonifica Nord, la contestazione di uno dei delegati, il bilancio preventivo è stato chiuso con i voti dei consiglieri decaduti. Pagina successiva, Martinsicuro, intrappolano i poliziotti per liberare gli amici, intralciano i controlli degli agenti che avevano inseguito e fermato un'auto con 2 albanesi a bordo. Spiagge e stabilimenti pronti per Pasqua a Tortoreto, incontro tra amministratori e operatori per pianificare la nuova stagione. La Cameli prova la mossa azzurra, Giulianova l'indiscrezione, chiesto il simbolo di Forza Italia per correre con la Lega. Lavorare insieme per il bene della città, Marco Angelini e Alessandro Recchiuti divisi a Roseto in provincia ma con un obiettivo comune, qui vedete la foto dei 2 consiglieri. Ancora viabilità cambiata per evitare gli incidenti a Roseto, vietata la svolta da via Filippone Taulero verso Lungomare Trieste. Lasciamo la città.
Torniamo sul quotidiano Il Centro, la pagina che riguarda Silvi, il capogruppo leghista Mancinelli lascia il Consiglio e dietro le dimissioni ci sarebbero problemi politici, lo sostituirà Rossella Astolfi, attuale segretaria del sindaco. L'Aquila, sisma verso il decennale, meno tre giorni, fiaccolata con il premier e i volontari, annunciata la presenza di Conte venerdì sera al corteo della memoria, chiamata a raccolta della protezione civile. Nel taglio basso, foto, disegni, temi dei ragazzi aquilani, lunedì prossimo nella Basilica di San Bernardino ci sarà la premiazione dei vincitori del concorso. Il personaggio, l'ambasciatore francese in visita alla città amica, la giornata aquilana del diplomatico Massé, ricevuto dal sindaco Biondi, dialogo con l'Ateneo per possibili progetti futuri in sinergia, tappa al suffragio. Nel taglio basso, studenti al Parco del Sole, il nostro 6 aprile, sabato pomeriggio, assemblea aperta per tutta la città. L'operazione a Sulmona, l'azienda va all'incasso, l'Ater mette in vendita 10 negozi, il ricavato servirà per la messa in sicurezza di una cinquantina di alloggi dichiarati inagibili dopo il sisma del 2009. A Sulmona, senza esito, le ricerche di Emanuele, il padre, l'aspettiamo per riabbracciarla, del caso si occuperà chi l'ha visto. Nel taglio basso i negozianti dicono siamo prigionieri del cantiere, ad Avezzano la categoria lamenta incassi dimezzati, ma il comune chiede pazienza. Pagina dell'Aquila sul Messaggero, un parcheggio multipiano sotto Viale Duca degli Abruzzi, la proposta di L'Aquila Centro Storico avanzata nel corso dell'ultima riunione, dal comune arriva una prima apertura, servirà il coinvolgimento della provincia. E poi L'Aquila Grandi Speranze, la Fiction Rai in onda dal 16, il cast davanti, lo vedete nella foto a Palazzo dell'Emiciclo. Poi ancora semaforo, interviene il Codacons, ma il comune è sulla graticola anche per il centro cittadino di Avezzano, bloccato dai lavori con i commercianti che protestano. La città è deserta, dicono, il traffico è stato deviato e si sono create le solite code sulle strade immediatamente adiacenti, ecco le panchine. Lasciamo il Messaggero, torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire la doppia pagina che riguarda la partita di questa sera fra Pescara e Palermo. Pillon rispolvera il tridente per riprendere il volo, novità nell'11 titolare, rientrano Del Grosso e Balzano, Del Sole titolare. Ore 21 la partita, Campagnaro è infortunato, si valuta anche il 3-5-2, il tecnico festeggia un anno dal suo arrivo in biancazzurro. Gli avversari, Palermo, il piano di Stellone, è importante non perdere. L'allenatore dei Rosanero, senza mezza difesa titolare, il bomber Nestorowski, in campo l'ex Mazzotta, il presidente VCC Gravina annuncia VAR nei playoff. Andiamo a vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport del Messaggero sulla partita di questa sera con il Palermo, il match verità, le 21 biancazzurri tornano all'Adriatico con l'obbligo di recuperare punti e credibilità, mister Pillon senza Campagnaro e Marras, dentro Balzano e Gravion, Brugman regista. E poi gli incidenti di Lecce, Sebastiani chiede spiegazioni per quanto avvenuto ai tifosi biancazzurri in un agguato dei tifosi pugliesi. Completiamo questa pagina, la nazionale azzurra torna in Abruzzo e poi per il volley, poi per il basket, Davide Moretti nel tempio di Minneapolis. Per quanto riguarda il Pescara, vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera attorno alle 20.30 con Diretta Stadio, proprio per seguire la partita fra Pescara e Palermo. Continuiamo con le notizie di sport, lasciamo la Serie B, adesso ci spostiamo in Serie C, le strategie del Teramo, Sparacello, conquistiamo il Bonolis, l'attaccante mette il Vicenza nel mirino, dobbiamo tornare a vincere in casa, voglio tanti tifosi allo stadio. Completiamo anche la lettura di questa pagina con la Serie D, Giulianova stasera a Messina per prendersi la finale di Coppa Italia, oggi l'ultimo turno infrasettimanale, Langizia d'Avezzano spera nella promozione in eccellenza per quanto riguarda i dilettanti. Andiamo a vedere
La notizia, il titolo che riguarda il Teramo sul Messaggero: nel mirino del Teramo il traguardo salvezza, il Diavolo ha ripreso gli allenamenti in vista della partita contro il Vicenza che potrebbe consegnare ai biancorossi l'obiettivo principale della stagione. Completiamo anche questa pagina: il Giulianova a Messina per compiere il miracolo, a Real servirà vincere o pareggiare con più di un gol per conquistare la finale di Coppa. Per quanto riguarda i dilettanti, l'eccellenza e la promozione, verdetti e prospettive, la prima categoria, il presidente dell'Aquila, vogliamo vincerle tutte. Andiamo a vedere anche la città per quanto riguarda lo sport, il Teramo. La Serie C, retrocessioni, si cambia da 9, si passa a 5. Ieri le modifiche del Consiglio federale, nulla da fare per la riammissione in C dei club virtuosi. Poi il basket con l'AMICAC Giulianova che batte Varese nell'ultima giornata, pagina successiva con lo spazio CSI, è partita la seconda fase del campionato per quanto riguarda appunto il CSI. Ma torniamo sul quotidiano Il Centro e completiamo anche la lettura delle pagine di sport del Centro. Isciolo, io e Lalli perfetti, San Buceto vuole i playoff, siamo in eccellenza, l'attaccante dei Viola, con Fabio c'è un'intesa che va oltre il campo di calcio, vorremmo vivere una finale, un finale di stagione da protagonisti disputando gli spareggi, campionato vinto dal Chieti. L'eccellenza, avanzano Marrone e Ninte alle spalle dei primi della classe, la promozione, i cannonieri più prolifici a secco, si muove soltanto De Rosa. Poi ancora dilettanti con la prima categoria, Maisto ha una marcia in più e con le vecchie gli cede lo scettro, la seconda, Petrongolo della Real Antos scavalca Gioia e sale in vetta per quanto riguarda i cannonieri, la terza, Suriano e Faiella scatenati ma comanda sempre Ragonese. Nella pagina successiva Pieric vede i playoff, Roseto Basket 3 gare al massimo, la Serie A2, il capitano dice vogliamo farci un bel regalo, Verona e Ferrara in casa, l'ultima contro la Fortitudo. Questa notizia chiude la nostra rassegna stampa, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, torniamo con la rassegna stampa chiaramente domani alle ore 8, la nostra informazione oggi con il TG6 alle 14, alle 19 e alle 23 e questa sera chiaramente ve l'ho già ricordato, ve lo ricordo ancora, l'appuntamento con Diretta Stadio attorno alle 20:30 per seguire il match di Serie B fra Pescara e Palermo. Vi auguro una buona giornata.